Selena Gomez adotta un cucciolo assieme a The Weeknd. Non c'è niente di meglio di una solenne promessa per consolidare la propria relazione. Per quanto adottare un cucciolo non sia un impegno da sottovalutare, sembra che Selena Gomez e The Weeknd, Abel Tesfaye, abbiano deciso di prendersi questa responsabilità insieme, e coltivarla insieme alla loro relazione. Ed è così che nella loro vita è arrivato uno splendido cucciolo di cane. Selena Gomez adotta un cucciolo. Poco meno di una settimana fa i reporter d'Assalto avevano intravisto Selena Gomez e The Weeknd che si divertivano in un negozio d'animali, circondati da uno stuolo di adorabili cuccioli. A dimostrazione del fatto che la pet-terapia è tutt'altro che una corbelleria, ecco che solo pochi giorni dopo al negozio arriva l'ordine di prenotazione per un cucciolo di cane. Per l'esattezza, uno dei cani di razza più dolci e miti di tutto il genere canino, il Cavalier King Charles Spaniel. Difficile non innamorarsi delle loro orecchie cadenti e pelose, e dei loro occhi pieni di fiducia negli esseri umani e nel mondo intero. Sembra dunque che l'assistente di Selena Gomez sia passata in negozio a saldare il conto e sia uscita dal negozio con questo batuffolino di pelo in mano, scomparendo poco dopo dall'occhio che tutto vede dei paparazzi. Selena Gomez, che da poco ha rilasciato il suo nuovo singolo Fetish, avrebbe così allargato la famiglia con un nuovo compagno a quattro zampe. Pensavate che una decisione così candida e innocente non suscitasse scalpore e, addirittura, proteste? Come siete ingenui, non avete calcolato Twitter. Questa adozione ha di fatto spaccato in due i Selena Tours, sollevando l'attenzione su una questione importante che tutti dovremmo considerare prima di adottare un cucciolo. Comprare in un negozio di animali? Una scelta poco etica. Se molti Selena Tours sono stati entusiasti della scelta di Selena di adottare un Cavalier King, e la questione poteva anche chiudersi lì, molti altri appassionati della cantante sono insorti per protestare contro la decisione poco etica della pop star di adottare proprio da un negozio di cuccioli. Oggigiorno, infatti, molti negozi di animali sono ritenuti dei luoghi dove le fabbriche di cuccioli possono lasciare i loro piccoli e venderli a poco prezzo, sfruttando le fattrici, le cagne, fino alla morte che non arriva troppo tardi, a causa dell'eccessivo numero di gravidanze in tempi ridotti. Per monetizzare su un business nel genere occorre dunque produrre un gran numero di cuccioli in poco tempo, e dove credete che vadano a finire i piccoli che non riescono a trovare una casa? Meglio non sapere. Secondo questi fan, l'ideale sarebbe adottare da allevatori affidabili o, meglio ancora, in canile. Quelle dei fan non sono nient'altro che congetture, naturalmente, e non ci sono prove specifiche della provenienza dei cuccioli di quel negozio. C'è poi un'altra parte di fan che, più ragionevolmente, si domanda se il cane fosse davvero per lei. È infatti risaputo che Selena Gomez abbia adottato, nel 2010, 5 cani del canile, fonte, People. E dunque sorge il dubbio che davvero lei e The Weeknd abbiano deciso di adottarlo insieme, per trovare, se possibile, ancora più scuse per trascorrere tempo tra di loro. In generale, Selena e Abel sono in buona compagnia, anche Sophie Turner e Joe Jonas hanno appena adottato il loro metal lupo.